Mi ha chiesto una chiacchierata per introdurre un po' a Marco e quindi mi domando subito per cosa si caratterizza Marco. C'è qualcosa che lo rende diverso rispetto agli altri? Beh sì, effettivamente sì. Intanto il primo dato, il più ovvio, più immediato, è che c'è una discrepanza quantitativa rispetto agli altri. Marco, con le sue 11.229 parole, è lungo neanche due terzi di Luca e poco meno di Matteo. Vabbè, è più breve, va bene, con le sue 16 paginette, però uno dice botte piccola, vino buono. Allora vediamo bene come qualità, come stile letterario, per esempio, com'è. Secondo, ecco, non ha un gran linguaggio. È il più popolare, forse il meno raffinato dei Vangeli come modo di scrivere. Ha uno stile un po' asciutto, sarà un po' rozzo nel linguaggio, però bisogna vedere il contenuto, no? Vediamo un po' cosa dice. Ecco, terzo, tutto ciò che racconta Marco lo raccontano anche gli altri Vangeli. Solo che gli altri Vangeli lo raccontano solitamente in maniera anche un po' più fine, più elaborata, più meditata, più colorata, anche con un'attenzione teologica particolare, non so, Luca con lo sguardo della preghiera, dell'attenzione alla misericordia, alla femminilità, Matteo con l'attenzione alle conseguenze pratiche, etiche per la vita cristiana, al valore della Chiesa, no? Ecco, Marco invece proprio un po'... allora... In ultima analisi mi ha sbagliato libro, sarebbe meglio leggere uno degli altri. Questa, guardate, è un'impressione non strana, perché nella storia Marco è sempre stato un po' considerato un Vangelo di importanza secondaria. Pensate che anche per esempio Sant'Agostino, che era santo e saggio, dice che, Marco è il Vangelo, è parola di Dio, quindi è divino, ma è rispetto agli altri breviarium evangeli, il più divino degli abbreviatori. Si è pensato cioè che Marco fosse stato scritto successivamente agli altri Vangeli per fare un riassunto, una sorta di bigino, come si dice a Monza, non lo so, quei libretti di riassunto per studenti, così fanno più alla svelta, no? Ecco, bignami. Quindi in ultima analisi basta leggere gli altri, anzi è meglio. E Marco è stato a lungo nella Chiesa sottovalutato. Pensate che, sono preso la briga di guardare, dal tempo dei padri della Chiesa fino a 100 anni fa, Marco ha avuto 3 commenti, quello di Girolamo, piuttosto striminzito rispetto agli altri, per la verità, però c'è quello di Beda il Venerabile, e poi quello di un famosissimo autore del IX secolo, un tal Eutimio Zigabeno. Basta, un autore semisconosciuto dell'Oriente. 3 contro 246 di Matteo, 221 di Luca, circa 300 di Giovanni. Questo vi dà un po' l'idea. E invece gli studiosi moderni degli ultimi 100 anni, degli ultimi decenni, hanno veramente riscoperto Marco. Dalla fine del secolo scorso le 16 pagine di Marco vengono studiate, soppesate, vagliate, riscoperte veramente, hanno prodotto i classici fiumi di inchiostro, di testi, di studi, di commenti. Noi oggi siamo in grado di comprenderlo, apprezzarlo forse meglio dei nostri predecessori. Anzitutto non è un riassunto, ma tutti gli studiosi ormai concordano sul fatto che è il primo cronologicamente dei Vangeli, il primo a essere stato scritto. Quindi è Marco che inventa il genere stesso Vangelo. E sono gli altri evangelisti che copiano Marco e lo integrano con qualcosina che Marco aveva trascurato. E quindi prendere Marco vuol dire andare più vicino alle origini. Difficile la datazione precisa
normalmente i manuali lo datano intorno al 68-70 dopo Cristo, però ci sono delle discussioni che lo vorrebbero retrodatare. Qualcuno dice anche fino al 50-40 avanti Cristo. È stato scoperto un rano, un frammento per esempio, che ha fatto molto discutere nella grotta Settima, un frammento in greco che in un primo momento è stato identificato con Imaco. E se fosse vera quella cosa, quel testo lì è al più tardi del 50 dopo Cristo, che sarà mica l'originale di Marco, qualcuno sarà già una copia di una copia di una copia, e quindi vuol dire che l'originale sarebbe del 40. Del 40 vuol dire vicinissimo ai fatti. Tu sai che più passa il tempo e più le cose si interpretano, si mediano, si selezionano, si depositano, no? Come quel nonno che ti raccontava sempre che lui quando era piccolo che andava a scuola e mica comoda come voi oggi, io andavo con gli zoccoli, venivo dai campi fuori Monza, allora c'erano ancora i campi, no? C'era la neve tutti gli inverni, no? Giocava nella neve alta così, no? Poi te lo continuo a raccontare, no? E la quinta volta che te lo racconta già la neve sono sul 30 centimetri, no? La 27esima volta che te lo racconta è il metro di neve, la 50esima volta scavava il tunnel nella neve per andare a scuola da solo. C'è il sospetto che anche, come per le vite dei santi anche per i Vangeli, ci sia un po' questa operazione, è un po' inevitabile che c'è stata, la tradizione orale funziona così. Allora la vicinanza ai fatti è determinante, vuol dire che è un racconto quasi in presa diretta, per dire, no? E per questo ha un grandissimo valore. In realtà questa retrodatazione così spinta non credo che vada accettata, però insomma, comunque il primo è il più vicino dei Vangeli. E questo lo rende anche particolarmente adatto a noi che abbiamo il Vangelo un po' nelle orecchie, a rileggerlo un po' come il primo, come la prima volta, come la freschezza, l'immediatezza, la freschezza del primo Vangelo. Vi invito anche un po' a ritornare all'essenziale, al poco ma quello che conta. Chi è Marco? La lettera ai Colossesi 4:10 ci dice che questo Marco, cugino di Barnaba, è uno di quelli della circoncisione, cioè un ebreo. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 12, ci racconta di quando Erode si era messo a perseguitare i cristiani a Gerusalemme. Anche Pietro è stato catturato, si trova in cella, la fine è vicina. Ma di notte, miracolosamente, si trova liberato, si trova all'esterno da un angelo e ha bisogno di un aiuto, un posto dove nascondersi. Allora si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, dove si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera per lui. E, racconto avanti, c'era cosa, si mette a bussare alla porta, sprangata, perché questi hanno paura, sono lì a fare la veglia di preghiera, la veglia funebre per Pietro praticamente, no? E Pietro bussa, lì una ragazzina, un adolescente, a sentire chi è, dice senza aprire la porta, sono io Pietro, lei riconosce la sua voce piena di gioia, vai Pietro, è alla porta, ma no, non è possibile, quello stai dicendo, no, ma ti dico che Pietro, e intanto Pietro è fuori dalla porta, che bussa ancora, no, ecco, fatemi entrare. Poco oltre, Atti 12:25, si dice che questo Marco lascia Gerusalemme e va ad Antiochia insieme a Paolo e rimane con lui per diversi spostamenti, per il suo primo viaggio, non solo come compagno di viaggio, ma come aiutante, come collaboratore di Paolo nell'opera di evangelizzazione. Dopo un certo tempo, però, Atti 13:13, Marco si ritira, si stacca da Paolo e torna a Gerusalemme. Non si dice perché, ma è interessante, posso pensare a una persona che ha avuto un entusiasmo missionario, una dedizione e poi ha incontrato anche le difficoltà dell'annuncio del Vangelo. Stare in giro per mesi, se non per anni, voleva dire soldi, rischi, persecuzioni, forse non condivide il metodo di Paolo. Paolo aveva un bel caratterino e non era facile stare con lui. Un contrasto deve esserci stato, perché più tardi, quando Paolo deve partire per un secondo viaggio, una seconda visita alle comunità che aveva fondato,
si rifiuta di prendere con sé Marco. Ha già lasciati a metà strada la prima volta, è uno di cui non fidarsi, meglio prenderne un'altra. E si formano due gruppi differenti, con Marco va Barnaba e con Paolo non va un altro. Però, quando alcuni anni più tardi Paolo è prigioniero, scrive a Timoteo dicendo: vieni da me, ho bisogno un po' del tuo aiuto, della tua presenza, perché qua sono in carcere, non posso uscire. Mi raccomando, porta con te anche Marco, mi sarà molto utile. È la fine della seconda lettera a Timoteo. Quindi è una piccola notizia incompleta, ma ci segnala una riconciliazione, no? Non è Marco per l'assegnazione, però c'è nessun altro, bisogna prendere quel che passa al convento, no? Ma è una vera stima ritrovata nei confronti di Marco da parte di Paolo. Infine, anche Pietro, la fine della prima lettera a Pietro. Pietro è a Roma, vi saluta la comunità che è stata letta come voi e dimora in Babilonia, e anche Marco, mio figlio. Quindi questa lettera attribuita a Pietro, si capisce che Marco sta con lui a Roma e gode di un rapporto di stima, di affetto, è chiamato mio figlio. Allora, mettiamo insieme questi dati. Abbiamo un po' un profilo spirituale, diciamo, di Marco. Allora, anzitutto era un ebreo della città santa. Cosa vuol dire? Non sappiamo bene come e quando abbia conosciuto Gesù, però non deve aver conosciuto Gesù fin dai tempi della Galilea, del ministero sul lago di Galilea a Cafarna, al tempo dei primi apostoli. Però sicuramente conosce e incontra Gesù quando arriva a Gerusalemme e c'è la passione, c'è lo scandalo della croce. E Marco si vede che è stato segnato, ha dovuto superare questo scandalo, perché che la potenza e la sapienza di Dio nel Messia potessero incontrare delle difficoltà, un rifiuto, un'opposizione, questo lo si credeva anche da parte degli ebrei. Ma che il Messia potesse essere umiliato e sconfitto fino alla morte, questo è assolutamente impensabile, inconcepibile. E in Marco, nel suo Vangelo, noi ritroviamo più che negli altri Vangeli questa centralità della croce. È proprio là, sul profilo, lui sta raccontando ancora gli inizi del Vangelo e si intravede già là il profilo del Calvario. C'è qualche autore che ha detto che il Vangelo di Marco è un racconto della passione con una lunga introduzione. La definizione forse è un po' esagerata, ma coglie bene nel segno da questo punto di vista. Poi capiamo da questi dati che appartiene a una famiglia di primo piano nella comunità dei cristiani del primissimo tempo di Gerusalemme. Casa sua era, quando lui ancora era giovane, adolescente o molto giovane, si nomina la madre di Giovanni detto Marco, era una casa dove per i primi cristiani di Gerusalemme, per gli apostoli, era normale trovarsi, no? Allora posso immaginare che c'è stato un cantiere dove prende forma l'annuncio evangelico, in cui gli apostoli raccontano la loro testimonianza, e anche Pietro, anche Andrea, anche Matteo, la terza, la quarta volta che raccontano di quel miracolo, della loro vocazione, la ripensano, la capiscono meglio, no? Alla luce della Pasqua, no? E dire che Gesù è risorto, ma sì, ma è vero, ma anche quando era su in Galilea, quando ha incontrato quel paralitico, che vi ricordate le parole che ha usato, no? E quando ha preso per mano quella ragazzina che le ha ridato vita, era morta, io l'ho vista, i genitori già piangevano, era morta, ma c'era già dentro la Pasqua, lì era davvero il figlio di Dio. Questa ricomprensione dei fatti che vengono raccontati, noi Marco lì che ascolta dalla viva voce degli apostoli. Non so se capite cosa vuol dire questo. Cioè, sarebbe come dire che io, sì, non voglio chiacchierare con voi, ma insomma, ho fatto le mie esperienze a Roma, anzi ero compagno di Giovanni Paolo II, l'ho anche aiutato a scrivere alcune delle sue encicliche, anche se poi il nome è suo, e Papa Francesco mi ha detto devo accettare o no quando stavano leggendolo a Papa, no? Ecco,
ecco, che venivo a Roma dopo una lunga consuetudine con Martini che rielaborava i suoi canoni pastorali, che ha una certa familiarità e amicizia con Madre Teresa di Calcutta e con Romero, e con... cioè vuol dire una persona che è lì dove si elabora il Vangelo, la nascita della fede cristiana, no? E poi lo troviamo ad Antiochia. Antiochia è la città madre, a un certo punto di vista, tutto è nato da Gerusalemme, però Antiochia è dove si farà la scelta di aprire il Vangelo anche ai pagani. Paolo parte da lì. La situazione, qui ci sono tanti che sono greci, fino all'altro ieri credevano agli idoli, adesso sono affascinati dal Vangelo, credono in Gesù Cristo, cosa facciamo? Fino adesso i cristiani erano stati solo ebrei che credono nelle scritture, credono nel Dio unico, aspettano il Messia, no? Qui bisogna partire da zero con questi, ma devono convertirsi all'ebraismo e poi credere che Gesù è il Messia, oppure il Vangelo di Cristo è una realtà talmente nuova che scavalca, travalica oramai queste cose. Noi siamo figli di queste scelte, e Marco era lì quando si facevano insieme a Paolo, infatti lo accompagna nel suo primo viaggio missionario, no? Nell'Asia poi, e poi la Grecia. Quindi vuol dire che Marco conosce Gerusalemme, Antiochia, l'Asia Minore, Efeso, ha vissuto, prima di mettere qualcosa per iscritto, ha vissuto sulla sua pelle la fatica e la passione per il Vangelo, e a rischiare, a giocarsi con generosità, lasciando tutto il resto per il Signore, no? Insieme alle grandi personalità apostoliche, insieme a Paolo, insieme a Pietro. Prima di essere uno scrittore, Marco ha già fatto questa esperienza dell'annuncio, giocandoci se stesso e la sua vita, perché davvero ci giocavi la vita a fare questi lunghi viaggi. Ecco chi è Marco. La tradizione poi aggiunge qualche altro elemento. Racconta che c'è, vi dicevo prima, tutto quello che Marco racconta è raccontato anche negli altri Vangeli. C'è qualche piccolissima eccezione. Questa, per esempio, nel Getsemani si racconta che quando tutti gli altri capiscono cosa sta succedendo e scappano, c'è un giovinetto che non ce la fa scappare via, si trattiene ancora un attimo. E allora fanno per prendere anche lui, gli fa due passi indietro, riescono a prendergli il lenzuolo di cui era coperto, una specie di poncio praticamente, no? Lui se lo sfila e scappa via nudo, una specie di poncio che usava come camicia da notte, no? E scappa via nudo. Gli altri evangelisti, in un momento così serio e drammatico, gli sembra di dire un particolare non essenziale, anzi un po' banalizzante, no? Questo particolare, questo qui che scappa via nudo. Invece Marco lo racconta. Perché è importante per lui? Forse perché quel giovanetto era lui. Non lo sappiamo, non l'ho detto esplicitamente, ma fin dal tempo dei padri della Chiesa molti pensano che sia verosimile così, no? Che sia verosimile questo. È a Gerusalemme, abita a Gerusalemme, ha delle proprietà a Gerusalemme, la sua famiglia, e forse come hanno casa a Gerusalemme hanno anche un campo fuori dalle mura della città, coltivato a olivi, Getsemani. È possibile. Dopo la morte di Pietro e Paolo, sotto la persecuzione di Nerone, Marco avrebbe poi lasciato Roma per recarsi in Egitto, divenendo vescovo di Alessandria. E da qui, alcuni secoli dopo la morte, nel Medioevo, nel IX secolo, alcuni mercanti veneziani, IX secolo oramai lì è arrivata l'epoca islamica abbondantemente, no? Per cui i cristiani sono una minoranza, alcuni mercanti veneziani trafugano il corpo, le spoglie di Marco, portandole a Venezia, che diventa la Repubblica di San Marco. Ecco. Effettivamente la comunità di Alessandria aveva una memoria particolare di Marco e sono stati trovati molti manoscritti del Vangelo di Marco in quella zona dell'Egitto, per cui è possibile che la cosa sia vera. Ho tracciato questo quadro, postilla finale.
gli studi di taglio storico critico mettono in dubbio la validità di questa identificazione. Cioè, non ci sono prove sufficienti per dimostrare che Marco sia quello. Per esempio, il fatto che il Nuovo Testamento nomini un Marco e un Giovanni detto Marco vuol dire che Marco evangelista, è detto. Ce ne saranno stati anche altri che si chiamavano Marco. Oppure ci sono alcuni momenti in cui Marco, nel descrivere gli spostamenti di Gesù, sembra prendere qualche svarione sulla geografia della Palestina, soprattutto per quello che riguarda il nord e la Galilea. Altre volte sente il bisogno di spiegare delle cose, degli usi giudaici, che invece dovrebbero essere... Insomma, ecco, ci sono dei motivi su cui si ragiona. Però, in buona sostanza, non c'è un'altra attribuzione migliore di questa. Marco corrisponde bene a un legame con la predicazione di Pietro stesso, immediatezza, no? Anche del suo linguaggio. Poi Marco è il più obiettivo, direi, più spietato con la figura di Pietro. È l'unico Vangelo, per esempio, in cui si riporta quel rimprovero di Gesù che a nessun altro Gesù fa nel Vangelo. Lungi da me Satana, dice a Pietro. Ora, quale degli evangelisti, raccontando la nascita e la fondazione del cristianesimo, del capo degli apostoli si permette di dargli del saiotto diverse volte, no? Mette in luce, sì, il mandato, ma mette in luce anche le sue cadute, che non sono state poche, i suoi svarioni, anche in maniera proprio così nitida. Se io racconto di lui, no, mi permetto. Se invece c'è dietro la voce di Pietro che racconta di sé, allora questo prende senso. Nel Vangelo di Marco traspare la parlata e la cultura aramaica, e poi l'attribuzione a Marco risale, per le notizie che abbiamo, almeno agli inizi del secondo secolo, che vuol dire 70 anni dopo la morte di Gesù, cioè quando la memoria era ancora viva, era ancora vicina, non ci sono stati tanti passaggi. E poi, se io devo inventare un personaggio a cui attribuire il Vangelo, perché Marco? Chi è sto Marco? Avrei fatto, come hanno fatto gli apocrifi, un personaggio più importante. Il Vangelo di Pietro esiste, il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Andrea. Perché prendere un personaggio così di secondo piano, se non fosse perché c'è una memoria storica effettiva che lega il secondo Vangelo al volto di Marco? Per cui, tutto sommato, non è verità dogmatica, è una cosa sulla quale si può discutere, ma l'identificazione di Marco in questo modo, nell'insieme, è ancora, la prenderei sul serio, ecco, e la terrei in considerazione lungo la lettura. Da quello che ho detto, allora, si capisce anche un po' lo stile di Marco, la dimensione letteraria. Velocemente vi traccio alcuni elementi. Dicevo, il suo è un linguaggio, Luca, per esempio, sarebbe stato un ottimo romanziere, era capace di scrivere bene, maniera affascinante, con le cose al posto giusto, scegliendo. Marco spesso ha ripetizioni, c'è anche delle parole un po' come gli adolescenti dicono, cioè, come Marco per esempio dice: subito Gesù andò e subito cominciò a parlare dicendo, e subito salì sulla barca, e subito i suoi discepoli gli dissero. Quando non è subito, non è un'immediatezza, è un intercalare. Usa tantissime volte il kai, la e, ha una struttura paratattica del discorso. Intanto devo mettere dentro qualche parola un po' difficile, perché sennò faccio proprio la figura di Boscaiolo. Che vuol dire che usa
poco la sintassi, la subordinazione, l'articolazione del periodo, e accosta le frasi con e Gesù andò e fece, e un lebbroso gli venne incontro, e Gesù gli disse, e come mai tu che sei? No. Tante volte la nostra traduzione lievita queste cose, non te le fa vedere in trasparenza, perché sono un po' troppo grezze, no? Anche la maestra delle elementari corregge il tema del ragazzino che mette troppe... Tu leggi la traduzione italiana e non trovi tutto. Allora Gesù prese a dire, mentre parlava i discepoli, camminando incontrò, no? Ci sono tanti modi di evitare la E nella traduzione, ma c'è. E poi è pieno anche di parole, il presente storico per esempio, quando il verbo giusto da usare sarebbe l'auristo, il perfetto, sarebbe il passato remoto, diciamo in italiano. Gesù fece, incontrò, disse. E Marco comincia così, ma spesso poi scivola nel presente. Come fai quando parlando? Tu racconti le vacanze che hai fatto quest'estate. Non è che ti metti a dire, sì, se scrivi un articolo, un libro, ma sono andato, no? Ero a Rimini in vacanza e te un giorno ero lì in spiaggia, sai, ti vedo. Mi viene mica lì Giovanni, quello che lo conosci anche tu, allora te mi dice, vedi, passi al presente, ma è una cosa che fa solo l'oralità, non fa lo scritto. E Marco spesso usa questo. Usa spesso aramaismi, cioè un po' come gli italiani quando parlano inglese, che parlano inglese ma si capisce benissimo che sono italiani, perché la struttura, pensi la frase in italiano e poi la traduci in inglese. Oppure ti scappano dentro delle parole nella tua lingua madre. Così anche a Marco si vede che scrive in greco ma sta pensando in aramaico, si capisce proprio più degli altri Vangeli. Anche Matteo un po' questo. E a volte gli scappano dentro delle parole in aramaico che gli altri evangelisti limano molto di più invece. Ditemi qualche parola in aramaico, voi che sapete l'aramaico. Abba, per esempio, Marco è l'unico evangelista che mette Abba, ce l'ha solo lui, non è poco. Matteo mi racconta il Padre Nostro per intero, ma è Marco che dice Abba. Ancora? Efatà, apriti, Corban, offerta sacra, sacrificale. Viene in mente qualcos'altro? E lì. Dove? Quando dice che chiama Elia. Ah, Elia Massa Battani, esattamente. E poi lo traduce che vuol dire Dio mio, perché mai abbandonato. È come uno che era lì sotto, che ha sentito. E quelle parole lì sono uscite dalle sue labbra proprio così. Poi te le traduco, perché sennò tu che abiti a Roma, tu che abiti in Grecia non capisci. Fatà, certamente. Vedete quante parole, talita cume e via dicendo, fanciulla io ti dico alzati. E è quello fra gli evangelisti che ha anche più latinismi, non faccio l'elenco anche qui, però ci sono alcune espressioni, alcune cose che sono scritte in latino e non è la sua lingua. Vuol dire che probabilmente Marco sta parlando a una comunità che parla latino. La tradizione mi dice Roma, dopo la morte di Pietro, è verosimile che Marco, che era compagno con lui a Roma, abbia finito di mettere per iscritto il suo Vangelo, in particolare su richiesta della comunità di Roma. No? E quindi se può, che ne so, per esempio, la parola centurione scrive centurion, parola che non esiste in greco, esiste in latino. In greco si dice ekatontarkos, è un'altra parola. Quindi parla in latino e così anche la divisione delle ore. Oppure ancora, per dire come si fa a dire queste cose, come fanno gli studiosi, no, a dire. Vedete presente la scena della vedova, no, nel tempo.
spinzio, quella che mette i due spinzoli, mette i due leptà nelle offerte del Tempio. Lui sente il bisogno di spiegare, dice o estin quadrantes, cioè un quadrante. La traduzione italiana dice mise due spiccioli, cioè un quattrino, ma è un'italianizzazione che no. Mise due leptà. Leptà è la moneta corrente a Gerusalemme, che si chiama così, equivalente dei nostri 20 centesimi, per dire. O estin quadrantes, cioè un quadrante, che è la moneta, non è il quattrino non esisteva lì, è la moneta, è il corrispondente in moneta romana. Allora vedi, ci sono questi indizi nel testo che fanno dire sta parlando una comunità latina, la tradizione mi dice che è a Roma, è facile. Allora sarebbe questo che, ma è quello che è considerato un po' un suo difetto, vi dicevo all'inizio, un testo un po' grezzo, un po' parlato, poco letterario. Alla fine si rivela una qualità, Marco ha un indice di leggibilità straordinario, è il più vivido dei racconti. E dietro questa immediatezza orale si riflette probabilmente l'oralità di Pietro stesso. Decine di volte Marco, accompagnandolo, avrà sentito raccontare della vocazione e di quella volta che ha incontrato e di quella volta che ha detto e come ha guarito lo storpio. E quello che Marco comincia a mettere per iscritto, allora capisco anche questa immediatezza dell'oralità, non è un difetto, è un pregio. È il Vangelo meno elaborato, Marco ci mette poco o niente di suo, poi non è vero, però non mette il filtro della sua interpretazione teologica, lo fa sicuramente meno di Giovanni, meno di Matteo e di Luca, no? Allora questa immediatezza a volte è un po' sconcertante, un po' grezza persino, è un vantaggio alla fine, no? Pensate che alcuni anni fa, non vi dico letterariamente gli altri incidenti linguistici strafalcioni che Marco ha, potete leggere un testo insomma, ecco, per approfondire, mi basta dare l'idea. Sapete che alcuni anni fa un attore, Franco Giacobini, oddio, erano gli anni 80, però per la maggior parte di voi erano anni di giovinezza che si può ricordare, che aveva fatto, lo statore Giacobini aveva fatto tutti i testi classici, grande esperienza, così era la ricerca di qualcosa di nuovo, di sperimentare, un testo che è venuta in mente questa cosa qui, un Vangelo, di recitarlo in una sera, anche un po' per il fastidio che anche lui, che non era credente molto all'acqua di rose, uno di quelli che vanno messa a Natale e poi basta, ecco, non era un credente, però che riceve il fastidio di quando vai in chiesa e senti quelle che leggono, che ti fanno. Anche io ogni tanto ce ne sono alcuni che ti fanno cadere le braccia, per non usare altre espressioni che non posso far registrare. No? Che qualsiasi cosa vada su, a legge, ho anch'io un paio di sciurotte che vanno su. Su, no, gli occhiali si mettono lì con l'aria contrita, gioisci, esulta, figlia di Signore, ecco a te viene il tuo re, biascichio di dentina che si sta spostando e di salivazione eccessiva che entra nel microfono. Qualsiasi cosa legano, ti faccio sentire io come si legge un testo narrativo, come si dà tono, come si dà. E poi lui raccontava proprio che questa cosa che voleva farla per 2, 3, 4 sere, in realtà è una cosa che poi ha portato avanti per oltre 12 anni, girando tutta Italia, è stato anche a Milano, anche a Bergamo. E raccontava che lui era partito pensando di essere lui a dare l'intonazione, l'espressione, la maestria, no? Di chi ha il mestiere della parola, e invece ha scoperto di essere portato lui da questa parola. Ma proprio per la qualità umana, no? non per l'ispirazione divina, per la qualità umana di una cosa dicibile, raccontabile, forte, intensa, scritta bene proprio, comunicativa.
Ecco, tutto questo non è un involucro da scrostare per cogliere il messaggio. Cosa insegna Gesù nel Vangelo? Che siamo fratelli, dobbiamo volerci bene. No, questo è parte, è la dinamica dell'incarnazione. La parola di Dio si dice qui dentro, dentro la storia di questa persona che poi parla così, che testimonia l'umanità di Gesù. Ed è importante, conta, perché la salvezza davvero passa e si è incarnata in questi modi, insomma, ecco. Ma sì, dai, io mi fermerei qui con le notizie introduttive, però anche solo così a esperimento in maniera incoativa, prendiamo almeno l'inizio del Vangelo, che comincia in una maniera in cui comincia solo lui. Se l'avete, aprite pure la presentazione iniziale, cominciamo dal principio, perché già il titolo merita attenzione, è una cellula semantica che contiene in qualche modo già il Vangelo intero. 1. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Vabbè, sembra banale, vorrebbe dire la prima riga, bene, saltiamo, cominciamo ad andare avanti dove si parla del Vangelo. Provo a scavare un po'. Inizio. Intanto la parola è arche in greco, arche. Inizio forse sarebbe meglio principio, che è di peso un po' diverso. Però per ora teniamola così. Inizio. Allora, primo modo di leggerlo, primo livello, diciamo. Inizio letterario, inizio del racconto. Poi lo vedo anch'io, la prima parola, anche Resche Fedesa Morafì. Vedi una delle più vecchie barzellette, quando ero ancora all'asilo, no? Che ti raccontavo di quei matti al manicomio, no? C'è il direttore lì alla finestra che guarda in cortile l'ora d'aria e vede che due si avvicinano all'asta dell'issa bandiera in mezzo al cortile e uno comincia a spingere sull'altro, l'altro va su, l'altro un po' arrugginito, si deve spinge, fatica, poi scivola giù. Poi lo rispinge, poi lo s'arrampica, poi sale ancora su, rispinge, sopportando un quarto d'ora di fatica, di cose per arrivare su, finalmente riesce ad arrivare su in cima, attacca su un cartello e poi scendono, tutti soddisfatti, si stanno alla mano, congratulazioni, allora il direttore, no, non fa ridere, non aspettate lo scoppio finale, cose banali, direttore anche. Ho per curiosità, un po' per ragioni mediche, voglio vedere cosa fa, anche lui va giù, per cercare una scala, c'è una scala abbastanza alta, anche lui deve arrampicarsi lì, non vuole neanche farsi vedere agli infermieri prima che lo prendano per... va su, si graffia, cosa, prova con la scivola giù la corda, raspa tutto finalmente, insomma, lui ci mette mezz'ora, ma alla fine riesce ad arrivare su in cima, vede il cartello e sul cartello c'è scritto, qui finisce. Ecco, non vorrei considerare Marco alla struttura di quei matti lì. Qui comincia il Vangelo. Porta grazie che me l'hai detto, no, non sapevo, non ci arrivano su, meno male. Allora, inizio letterario, sì, ma forse non solo. Inizio, secondo livello, cronologico, quanto alla vita di Gesù. Mi spiego, se io chiedessi a voi, rispondete a botta calda così, è stato inventato una nuova bomba atomica che ha bruciato tutta la carta del mondo, non c'è più Bibbia, non c'è più Vangelo, dobbiamo riscrivere. Dovessi scrivere tu il Vangelo, pure fossi tu al posto di uno degli apostoli, devi scrivere il Vangelo, da dove cominceresti a raccontare? Angeli. È dalla nascita, ok, perfetto. Qualcuno altre possibilità?
pubblica. Qui mi dicono, ma hanno qualche informazione più del necessario, da quando comincia a fare il Messia, qualcun altro, altre possibilità. Dalla risurrezione. E anche qui c'è una deformazione professionale, però, di chi già ha sentito e letto dalla resurrezione, è possibile. C'è parte dall'evento più importante e poi... Da un miracolo. Buttate ancora lì. Si batte. Andate troppo alla ricerca della risposta giusta, non va bene, non fareste quello che state dicendo, lo fate in base a quello che già sapete, ma qua c'è un po' di... Nessun altro, altre possibilità? Dalla testimonianza. Se al di là di tutto l'informazione, se dovessi essere in quella posizione... Qualcuno ha detto, da quello che mi ricordo io. Da quello che mi ricordo. Cioè te devi scrivere, che ne so, la vita di una persona che ti è stata molto cara, fai delle ricerche, ti informi, ti prepari il materiale, ti metti giù a scrivere il libro e cominci dalla morte, sei sicuro, sicuro. Se c'è qualche deformazione qui, però è possibile anche quello, e non escludo, come tecnica... Allora cosa fanno gli evangelisti? Vediamo un po'. Luca comincia a scrivere il Vangelo da Maria, l'Annunciazione, quando comincia a essere incinta prima di nascere, no? No, non comincia neanche da quello. Luca comincia dall'Annunciazione a Zaccaria. Poi con un flashback va indietro e racconta la genealogia. Matteo comincia da Abramo, dalla promessa. Luca la sua genealogia la mette al capitolo 3, ma va indietro fino ad Adamo. Matteo da Abramo, diverso. Giovanni fa le cose in grande. Lui va a prima della creazione del mondo. Il principio era il Verbo presso Dio, per mezzo di lui è stato fatto tutto ciò che esiste. Marco comincia con Gesù adulto, che si reca da Giovanni, che battezzava nel deserto. Marco, che se ne intendeva, dice, guarda, se io ti racconto l'avventura di Gesù da questo momento, c'è già dentro tutto il Vangelo. Dal battesimo alla Pasqua c'è già tutto quello che serve per riconoscere in Gesù la buona notizia della tua vita. E con questo Marco fa un'operazione preziosa. Riconduce all'essenziale. E anche nello stile, vi dicevo, è particolarmente sobrio rispetto agli altri. Tante cose che scrive, proprio tre righe, ti descrive tutto un episodio che gli altri ci mettono una pagina intera. Il battesimo è un caso. Battesimo, ma due versetti, gli altri una pagina intera. È come se dicesse, guarda, si potrebbero scrivere tante altre cose, ma l'essenziale, ciò che conta, è questo. E questo non umilia, non riduce il Vangelo. Per conoscere il Vangelo non è necessario che io conosca tutto. Guarda, per incontrare il volto di Dio non c'è bisogno di partire da Adamo, o da 2000 catechesi, conferenze, studi, avere una biblioteca di testi buddisti, confuciani, tutte cose buone, ma sono già di più. L'essenziale è questo, che fra le tante parole ed esperienze che raggiungono e affollano la tua vita, tu riconosci Gesù, il Signore. E sì, ma in questo modo tu ti perdi qualche cosa di bello. Marco, che questo è importante, non è polemico con gli altri che fanno diversamente, puoi cominciare anche da più lontano, ma il cammino ha senso se poi ti porta a ciò che conta, che è questo, è quello che ha portato Gesù alla passione, alla resurrezione.
Per conoscere il Vangelo non è necessario che io conosca tutto, no? Questo principio Giovanni lo dichiara esplicitamente alla fine del suo Vangelo. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate la vita. E poi ancora un po' più avanti dice, scriveci tutto quello che Gesù ha fatto, non basterebbe il mondo a contenere i libri. Un'ottima operazione, la capacità di condurre all'essenziale. Anche in questo senso io presento un po' i dati, ma dietro ognuna di queste cose ci sono letture che possono e devono diventare personali. Io per esempio potrei chiedermi qui, il Vangelo, quando è che è iniziato nella mia vita? Prova a rispondere, se riesci, non è banale. Terzo livello. Vi dicevo che in greco per sé la parola è arche, che non vuol dire proprio solo inizio. Dov'è che la ritrovate anche in italiano la parola arche? Archetipo. Archetipo, per esempio, certo. Qualcuno viene in mente qualcos'altro? Archeologia. Archeologia, scienza degli inizi. Anche in tutti i composti con arci, arconti, arci, vescovo, arci, che vuol dire, quindi capite che non è solo inizio, pensa archetipo, forse è la parola migliore in questo senso. Archetipo è qualcosa che è il principio, che è il modello, è il fondamento. Valori fondamentali, principio, essenza, fondamento del Vangelo. Guarda che il principio della tua vita lo trovi qui. Pensa alla faticosa ricerca di senso di tante persone che cercano senza trovare, che si aggirano al supermercato delle esperienze religiose, dei salotti, dei bravi a parlare, no? E non trovano. Al principio, al fondamento, lo trovi qui. Ancora, quarto, arche, principio, a cosa può far pensare? Voi conoscete qualche altro libro che comincia così, principio? Genesi. Ah, Genesi. Cosa è? Così, eh? Il principio di... Mi sembrava. Sarà un caso che Marco sceglie di cominciare il suo libro, lui giudeo di Gerusalemme, praticamente come comincia la Genesi, che nella versione greca proprio enarche, comincia proprio così la 70. Forse non è casuale, Marco suggerisce una corrispondenza fra l'inizio del Vangelo e l'inizio delle scritture, sembra collocarle su un livello di pari dignità. Quello che Dio ha fatto all'inizio, la sua grande opera di creazione, l'impulso con cui è dato il via alla storia dell'umanità, del mondo, alla storia della salvezza. Ebbene, Dio qui in Cristo opera qualcosa che si pone su un piano di dignità pari a quello. È una nuova creazione, forse il compimento della creazione, un evento di salvezza decisivo. Sembra che Marco, quando scrive, abbia la consapevolezza che ci ha detto la parola di Dio in quello che... Quinto, mi sono perso, non so più quando sono arrivato. Dall'inizio, se la prima parola è inizio, alla, se io vado in fondo al Vangelo a cercare, ma non trovo la parola fine. Inizio perché il racconto che troviamo qui è in qualche modo il primo tempo del Vangelo. Ma il Vangelo nella sua interezza è composta da due tempi, l'inizio, il tempo di Gesù, e poi il tempo della Chiesa, il tempo che vivi tu. Non c'è la fine. Anche questo tempo fa parte della sostanza del Vangelo. Quando siete arrivati alla fine della narrazione, non dovete fermarvi.
perché comincia il vostro lavoro di lettura del vostro tempo, il tempo della Chiesa, in cui il messaggio consolante di Dio che costruisce il suo regno, che raggiunge ogni uomo, si ripete nel tempo, ascolta, anzi magari tu stesso sei parte di questo annuncio del Vangelo che è cominciato e che non è più finito. Questo è quello che Luca capisce molto bene e stenderà in maniera estensiva scrivendo anche il libro degli Atti degli Apostoli. Marco è stretto, ma c'è tutto, anzi. Inizio. Allora inizio, vado avanti, del Vangelo. Vangelo, Evangelio, no, qui è più facile, lo sapete bene, Vangelo, buona notizia. Ma proviamo a pensarci un po' su. Buona notizia, beh, allora guardiamo i contenuti del Vangelo. Nel Vangelo troviamo parole che sono tutte belle, semplici, gratificanti, consolanti. Ci sono anche parole dure. Certo, allora Marco mi avvisa. Certo, nel Vangelo incontrerò anche ipocriti, farisei, avversari, incontrerò chi tradisce, incontrerò chi dimentica, incontrerò un innocente che viene preso e torturato e ucciso. Il Vangelo, trovo parole che mi dicono va, vendi tutto, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi, poggi l'altra guancia, prega per i tuoi nemici. Non sarà gratificante a buon mercato, anche impegnativo, ma mai angoscioso. Anche quando incontrerò che mi viene detto, mi ha raccontato Giovanni Battista, viene arrestato e viene ucciso, una buona notizia. Anche quando si scatenano le polemiche contro Gesù che lo vogliono arrestare, dico, che bello, che bello. Sì, una buona notizia, ma non in senso facile e banale. Anche quando ci sarà uno in croce, c'è una buona notizia, sì, c'è una buona notizia celata lì dentro. In quel momento Dio stava lavorando veramente in maniera intensa, sconvolgente. Sarà una bella notizia, ma come mette sull'avviso, mi dà la chiave all'inizio, mi dice guarda, qui dentro sempre leggici, potrei dire qui sì a questo punto, la luce della Pasqua, la buona notizia della tua vita. Anche quando non è immediata, o facile, o banale. Anche quando incontrerai parole impegnative, forse inquietanti alcune, ricordati che l'essenza è un messaggio bello. E di già lì Marco aveva detto tutto. Secondo, ogni tanto diciamo, apriamo anche qualche finestra. Vangelo è buona notizia. Ok, bene. Potrei domandarmi, ma il Vangelo che annuncia è un grido di gioia. Le nostre comunità cristiane, questa comunità cristiana, io trasmetto, testimonio, annuncio che è un Vangelo di gioia. È sempre stato usato così il Vangelo. Io credo di sì, perché nella mia vita ho incontrato tante persone che mi hanno testimoniato la bellezza del Vangelo di Gesù. Se no, però è possibile anche il contrario. È possibile anche prendere il Vangelo per umiliare, per ferire. Peccatrice! Finirà all'inferno, eh. Per fare la guerra agli altri. È possibile prendere il Vangelo e brandirlo come una clava contro qualcuno. Non pensate che questo sia solo opera di preti un po' trugni sui loro amboni, no? Che un po' inaciditi dall'esperienza, dall'età, che non sono, ma le suore sono peggio, e che non sono
abbastanza, perché questo passa per moltissime cose, qua so io, mamma, no, che devo andare fuori a fare la spesa e mi raccomando, non aprire il frigorifero, non andare a prendere il barattolo della Nutella, guarda che Dio ti vede, trasformando Dio in un inquietante controllore della Nutella. Ora, qualche settimana fa, domenica mattina, uscendo, no, c'era lì una nonna che stava strattonando e sgridando il suo bambino, non so perché, voleva qualche cosa, era il gelato, la brioche, qualche cosa. Non fai capricci, non fai capricci. Poi mi vede, fa, guarda che adesso arriva il prete, guarda che lui, vedrai, sta attento. Che... La mia guarda con aria terrorizzata così. Trasformando me, che sta mandando per i fatti miei, nell'uomo nero che incute timore, castiga e ti richiama a doveri tristi e impegnativi. Però dovremmo trovare come e perché annunciare un Vangelo che sia buona notizia e chiedere perdono quando così non è. È bello raccontarci il come e raccontarci l'esperienza di questo che abbiamo, in positivo e in negativo, no? Può esserci sospetto che anche questa bella notizia sia strumentalizzata per altri fini. Inoltre Vangelo sta parlando di uno scritto, forse, che qui la discussione è aperta, forse la prima volta in assoluto che si sta chiamando Vangelo un libro. Un Vangelo che ha preso forma scritta, perché il libro è qualcosa che... Non apriamo questa pista. Il libro è una parola che resta. È importante che abbia forma scritta. E la forma scritta, il libro, è qualcosa che ha bisogno del lettore. Lo scritto sfida il tempo, si presenta come una parola più grande e indipendente dagli annunciatori, va oltre la loro stessa morte e ha bisogno del lettore, che è sempre comunque interprete. Una volta magari apriremo anche questa finestra. Vangelo di Gesù, poi c'ho tre nomi, Gesù Cristo, figlio di Dio. Gesù, questo è un genitivo, se qualcuno ha fatto qualcosa di classico, Gesù Cristo, Uriutreo, che può essere letto in due modi, diciamo anche qualche cosa come genitivo soggettivo oggettivo, cioè il Vangelo di Gesù Cristo può voler dire il Vangelo che Gesù Cristo ha annunciato, quello che ha detto, quello che ha insegnato, quello che lui ha annunciato, te lo scrivo, te lo metto in un contesto narrativo e questa parola aggiunge anche. Al Vangelo di Gesù Cristo può voler dire anche il Vangelo che è Gesù Cristo stesso, è Lui. Infatti Marco poi non mette tantissimi insegnamenti di Gesù, qualcosa sì, ma anche qui poco l'essenziale. Racconta soprattutto la vita di Gesù, i fatti, gli incontri, i miracoli, i gesti, la passione, quello che ha vissuto. Non è una parola o un insegnamento il Vangelo, è lì, è la sua vita, è la sua carne, è il suo passaggio nella nostra umanità. Tre nomi, dicevo, Gesù è il primo. Gesù, Yeshua, è un nome ebraico, non era così insolito in quel tempo, sono state trovate per esempio parecchie tombe e ossuari con il nome di Yeshua. Sapete, il nome di Gesù è lo stesso nome di Giosuè, Giosia, Iosia, Isaia, come in italiano dire Giuseppe, Beppe, Peppino, Pino, Pinuccia, è quello stesso nome in varie forme, no? È un nome di persona, indica l'umanità, e Marco è il Vangelo più intriso dell'umanità di Gesù. Dunque il centro del racconto è una persona di nome Gesù, una famiglia che abitava a Nazareth, che è cresciuto senza cose particolari, ha imparato anche lui a fare un po' l'artigiano, uno di cui si può dire i suoi fratelli e le sue sorelle non sono qui fra noi,
un rabbi di Galilea che poi ha assunto tratti profetici, ha guarito, ha parlato, ha stupito, poi è morto in quel modo. La storia umana, il Vangelo non è un'idea, e anche meno un'ideologia. Il Vangelo non è neanche un valore. Il Vangelo è la storia di una persona che è vissuta in quella terra, che ha calpestato le strade in Palestina 2000 anni fa. E poi trovo altri due termini che non sono nomi di persona, ma indicano una funzione, una relazione di Gesù Cristo. Cristo indica la relazione con l'umanità. Christos vuol dire unto. In ebraico si dice Mashiach, Messia. Messia in ebraico, Cristo in greco. E uno era unto da Dio per una funzione nei confronti dell'umanità, era unto il re, era unto il profeta, per esempio, il sacerdote, in certi tempi indietro, no? Messia, io l'ho consacrato per un incarico, quindi il titolo di Messia rimanda anche alla storia di Israele, l'Antico Testamento, cioè se vuoi capire la storia di Gesù devi legarlo alla sua storia, alla radice ebraica, alle scritture che ne parlano e lo attendono, se no si rischierebbe di non capire più elementi decisivi come ad esempio la scelta dei dodici o le polemiche con i farisei o la preghiera di Gesù o l'ingresso messianico a Gerusalemme, il riferimento che Gesù stesso spesso fa alle scritture. Gesù Messia rimanda alla storia di Israele. Per noi cristiani questo è un po' difficile, un po' più difficile da capire, a volte l'abbiamo dimenticato. Figlio di Dio, ecco l'altro polo generante, la relazione con Dio, non una relazione qualunque, non solo uomo, una persona che ha una relazione con Dio straordinariamente intima, costitutiva, e non genericamente la divinità, l'essere divino, ma un Dio che in Cristo è Padre, in Lui conosci l'intimità con Dio, rivelato, comunicato, in Lui conosci Dio presente come Padre. E da questo punto di vista vedi la reazione, un mandato agli uomini, all'umanità, e la relazione con Dio. Ci ha introdotto il Vangelo, tant'è vero che questo che è il titolo contiene un po' la struttura stessa di Marco. Qui ve la dico la buona perché siamo in chiusura. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Sapete, Marco sono 16 capitoli. E ci vorranno i primi 8 capitoli per arrivare a dire che Gesù è il Cristo. Alla fine del capitolo 8, Pietro per la prima volta dice, la gente che dice che io sia, tu sei il Cristo. Per esempio io. Matteo dice tu sei il Cristo, il figlio di Dio, tu sei il Cristo, punto. E ci vorranno gli altri 8 capitoli per arrivare dal Cristo al figlio di Dio. Nessuno mai dichiara che Gesù è il figlio di Dio lungo tutto il Vangelo. Bisognerà arrivare ai piedi della croce. Quando, pensate un po' l'ironia dello stile di Dio, quando dalla persona la meno adatta, la più lontana, un pagano, un crocefissore di Gesù, un soldato straniero, la persona meno adatta, è la persona che fa la dichiarazione di fede più grande, il centurione dice veramente, quest'uomo era figlio di Dio. Quindi questo mi declina anche un po' il cammino, le due tavole del Vangelo di Marco, e mi dichiara anche un po' lo stile. La prima preoccupazione per chi entra in questo Vangelo non è cosa devo fare, quali sono i comandamenti a cui devo obbedire, qual è la lista per la confessione. La prima domanda di Marco non è che cosa devo fare, ma in chi devo credere, e non è proprio banale. Questo libro si propone di dire ciò che riguarda la verità della persona di Gesù, perché questa è la questione decisiva. Prima ancora della domanda che cosa devo fare, è più importante è chiedermi a chi devo credere, di fronte a chi devo essere, chi è Gesù Cristo e come devo decidermi io davanti a lui.
dopo arrivano anche le conseguenze pratiche, operative. E questo, guardate, non di rado è esattamente il contrario del nostro modo di approcciare la religiosità. Quando, per esempio, i bambini e i ragazzi si insegna anzitutto quello che non devi fare, perché è peccato. E dai, alcuni elementi piccoli, pochi, scarni, ma interessanti. La prima riga l'abbiamo fatta, mancano 16 capitoli, ma siete a buon punto. Gli altri li lascio fare a voi. Grazie.